Sangritana e Cargo Beamer, insieme, per un nuovo servizio di trasporto ferroviario intermodale tra Bari e Domodossola. Sangritana si conferma realtà a livello internazionale. Alberto Amoroso, amministratore unico dell'azienda. Assolutamente sì, una tappa fondamentale della crescita che la Sangritana comunque da 5 anni porta avanti con impegno e con dedizione. I nostri volumi d'affari negli ultimi 5 anni sono cresciuti nella media del 21-22% all'anno. Questo è un contratto nuovo importantissimo, ci permetterà di collaborare con una delle aziende più importanti d'Europa per quanto riguarda la logistica, che ha un brevetto del tutto particolare per i carri merci. Noi facciamo la trazione da Bari fino a Domodossola, uno dei treni più lunghi merci che si fanno in Italia, e il treno poi viene rilanciato per la Germania con i loro mezzi, con tutta la loro organizzazione. Loro hanno un brevetto particolare nel carro ferroviario che permette di caricare i camion non gruabili. Di fatto, con l'accordo con la Grimaldi Lines, con il porto di Bari, le navi, i mezzi che arrivano dalla Grecia, che arrivano da quella parte del nostro Mediterraneo, che arrivano a Bari, possono essere tranquillamente caricati senza gru, e questo è un bel vantaggio, sui treni ed arrivare in Germania. Celebriamo l'avvio di un servizio che è un vero e proprio fiore all'occhiello per la nostra azienda. E abbiamo deciso di mettere sulla locandina una sintesi un po' di quello che è il progetto per permettervi insomma, di entrare un po' anche nello spirito della mattinata e negli argomenti della mattinata. Ora io non farò nessuno spoiler, darò possibilità ai relatori insomma, di darvi tutti i dettagli di questo progetto, però qualcosa lo voglio dire. Per la prima volta Sangritana viene chiamata da un importante player internazionale per svolgere un servizio non da e per l'Abruzzo, cosa che noi sappiamo fare bene, vi assicuro, ma per svolgere un servizio che interessa 7 regioni, un treno che ha una percorrenza di quasi 1000 km e quindi con una tipologia di merce, mi riferisco ai semirimorchi non gruabili, che non è una novità per l'Adriatica, ma è qualcosa di comunque innovativo. L'Abruzzo ne avrà comunque un beneficio, non solo perché a fare questo treno c'è Sangritana, che è l'azienda regionale, ma anche perché l'obiettivo principale di questi progetti è quello di togliere i camion dalle strade. E l'ambizione, la speranza è che questo treno possa arrivare a caricare 8-9.000 camion all'anno. E siccome il servizio si sviluppa sulla dorsale adriatica, significa 8-9.000 camion in meno sulle nostre autostrade che sono interessati, come sappiamo, da lavori di manutenzione straordinaria. E quindi ci sarà un beneficio insomma, anche per noi abruzzesi. Ed è chiaramente voglio legarmi anche un po' al titolo di questa giornata che non abbiamo scelto a caso insieme a Rossella. Le nuove sfide di Sangritana Cargo. Perché sfide? Sfide perché è quello che noi abbiamo sentito sulla nostra pelle quando l'estate scorsa abbiamo incontrato per la prima volta i rappresentanti di Cargo Beamer. Perché la sfida? Non tanto per le differenze dimensionali tra le nostre aziende, loro sono un colosso, noi siamo molto più piccoli, ma a questo siamo abituati, perché tra i nostri clienti abbiamo Stellantis, abbiamo UPAC, insomma questo non ci spaventa. La sfida era la sfida tecnica di questo servizio. E parliamo, ho detto, un treno di 1000 km, 7 regioni, la tipologia di merce che trasportiamo, ma vi potrei dire che per questo treno viaggia con 3 autorizzazioni al trasporto eccezionale, che
per ottenerle c'è da fare uno studio tecnico ad hoc, c'è una richiesta, una formazione specifica agli addetti alla verifica del treno, perché non essendo merce diciamo codificata per il trasporto ferroviario richiede appunto attrezzature e studi ad hoc. E quando dico non gruabili significa che il semirimorchio non è stato pensato, progettato e costruito per poter essere caricato sul treno, ma grazie alla tecnologia, al know-how di Cargo Beamer, questo problema viene bypassato e quindi tenete conto che la stragrande maggioranza, adesso non sulle percentuali, l'80 e il 90% dei semirimorchi che vediamo in giro sulle nostre strade non è del tipo gruabile, per cui è un'opportunità di mercato che Cargo Beamer vuole cogliere e noi siamo al loro fianco. Sangritana è già un'azienda internazionale perché già da tempo lavora con le principali aziende internazionali che esistono sul nostro territorio e da quando ci sono io si è iniziato a affacciare anche in maniera precisa e puntuale sul resto, non solo sul nostro territorio, su tutta Italia, in particolare sulla direttrice adriatica dove cerchiamo di farla da padrone e anche, come ha appena detto l'ingegnere Imbastaro, che ringrazio lui e tutto il suo staff per quanto fanno, per quello che facciamo a livello extra Italia in Europa. Già da tempo lo facciamo, Presidente. Siamo già pronti, siamo già un'azienda internazionale. E io darei la parola a Boris Tim, che è il Chief Operating Officer di Cargo Beamer. Intanto per darci un po' un quadro di questa azienda che abbiamo nominato più volte nel corso della mattinata e che adesso ci racconta con le proprie parole qualcosa di più. Lui farà l'intervento in inglese, ma abbiamo la traduttrice che diciamo farà il lavoro e permetterà a tutti insomma di poter comprendere. Prego Boris. Thank you so much. Thank you Sandro, and I'd like to start off by really thanking Sangritana for their hospitality, not only today and not only yesterday, but really over the last couple of months. Really, we have experienced the wonderful region of Abruzzo, and we couldn't be more thrilled, and thank you very much for it. Grazie Sandro, grazie a Sangritana per l'ospitalità non soltanto oggi e ieri ma in questi ultimi mesi. Siamo veramente felicissimi della collaborazione. We consider our relationship with Sangritana a friendship, really, and I think one reason for that is that we share a very similar culture, a working culture. Consideriamo la nostra relazione con Sangritana una amicizia, una vera e propria amicizia. Perché? Perché condividiamo la stessa cultura. So over the last couple of months we've really grown very close together, and you know the one thing that I think keeps us going, both of us, is the customer centricity. We heard some examples earlier, but really putting the customer first, I think, is at the core of both of our companies. We are both passionate about our work, and there's a big focus on quality, and that really sort of connected us, I think. In questi ultimi mesi siamo cresciuti insieme, e quello che ci collega e che ci rende ancora più uniti è la centralità del cliente. Mettiamo al centro del nostro lavoro il cliente, ed è questo quello che ci unisce. Quindi è il core delle nostre due imprese. E ovviamente siamo uniti dalla stessa passione per il lavoro e dalla ricerca della qualità. So one result of this customer centricity and the very close relationship that we have with Sangritana is this new product that connects Bari with Kaldenkirchen. And for us, this is a major development. So Cargo Beamer is extremely thrilled about this cooperation, this friendship, and this expansion.
Il risultato di questa centralità del cliente e quindi della nostra relazione con Sangritana è il prodotto che abbiamo creato insieme, un prodotto che collega Bari con Kaldenkirchen e quindi siamo estremamente felici ed entusiasti di questa collaborazione. A trasmettere a voi quello che circa un anno fa è iniziato con una bella riunione qui a Lanciano con Sandro, Edoardo e Curzio, e che qualcuno nel settore, come per citare il presidente Alberto Amoroso, ci dava dei pazzi per questo treno di oltre 1000 km. Dopo un anno siamo qua a festeggiare le prime due partenze. Che vorrei dirvi, la performance è stata incredibile, perché siamo arrivati 2 ore in anticipo. Quando dico siamo, perché siamo una grande famiglia, 2 ore in anticipo a Bari, 2 ore in anticipo a Domodossola, e oggi il primo container che è partito dalla Turchia partirà, passerà da Bari e arriverà dopodomani a Kaldenkirchen senza mai toccare terra. Questo è un sogno che avevamo un anno fa e che oggi si è realizzato. Quindi a tutte le donne, gli uomini, ragazzi, ragazze, mogli, mariti dei dipendenti, mamme di Sangritana, che ieri e oggi, negli ultimi 2 giorni, sono transitati sui binari, vorrei dedicare una frase di Steve Jobs, e ce la dedichiamo un po' tutti noi. Coloro che sono sufficientemente pazzi per pensare che possono cambiare il mondo sono quelli che alla fine lo fanno. Noi l'abbiamo un po' cambiato, abbiamo lanciato un missile ed è solo l'inizio. Gente d'Abruzzo, vi ringraziamo per la vostra resilienza, la vostra passione che ci ha accomunato tutti in questo viaggio di un anno. E scusate l'emozione ancora, e ringrazio di cuore tutti quanti voi. Continuiamo così. Grazie Edoardo, grazie Curzio, alzatevi per favore perché vorrei dedicarvi un applauso. E l'ultima persona che vorrei ringraziare è mia moglie, che mi ha sopportato per un anno sentendomi parlare di treni, e poveretta è diventata un'esperta. E soprattutto, invece a livello professionale, Nunzio, che ha collegato, e Guido Grimaldi, che ci hanno dato una grandissima mano nel far conoscere il nostro prodotto nei mercati che loro servono, e finalmente abbiamo dimostrato a tutti che un'integrazione mare-ferro è possibile in maniera sana, concreta, veloce e utile al mercato soprattutto. Questi traguardi così importanti si raggiungono lavorando insieme, e in questo caso c'è stata una grande sinergia tra tutti gli operatori, in primis Sangritana, Cargo Beamer, Grimaldi Lines e le società del gruppo Ferrovie dello Stato, quindi in primis RFI, Terminal Italia. Tutti insieme, con tenacia, professionalità, siamo riusciti ad ottenere un qualcosa di importante, di nuovo. E se si pensi che in questo periodo storico non è facile mettere in piedi tanta roba come questa, perché è veramente una cosa importante, perché parallelamente sono cresciuti i traffici passeggeri, negli ultimi anni i traffici merci sono cresciuti costantemente, di circa più del 20% ogni anno. E altresì, RFI è impegnata negli investimenti per il potenziamento delle infrastrutture, in particolare sulla direttrice adriatica sono in corso importanti interventi, e tutto questo fa stare insieme tutto questo a necessità di professionalità, ordine, e attenzione, cura. Ci siamo riusciti, ecco, io penso che continuando
su questa linea, su questo modus operandi, no, virtuoso, si riuscirà a raggiungere in futuro ulteriori importanti traguardi. E con questo auspicio io faccio un in bocca al lupo a tutti i soggetti che veramente si sono distinti.